Amici del massacro ai testicoli, e benvenuti in un nuovo entusiasmante gameplay di retro gaming. Allora, oggi ho una massima idea, è domenica pomeriggio, la mia fidanzata non c'è e sono a casa tutto il giorno. Dunque, ho in mente un grosso piano. Allora, lo renderemo sicuramente un pochettino più arcade, ma completamente difficile. Allora, la mia idea è questa, ragazzi. Intanto modifico le situazioni. Ho una bottiglia di un alcolico abbastanza tenace, comunque siamo sui 25 gradi, che è un amaro locale. Un bicchiere per sciottini, dell'acqua. Allora, il mio piano è questo: se faccio gol io, è uno sciottino; se fa gol l'avversario, sono due sciottini. L'idea principale era questa. Ora, sono sicuro che finirà molto male, perché la difficoltà è al massimo e io faccio cagare in giochi di calcio. Quindi direi che, ecco, metteremo la severità dell'arbitro a livelli minimi, lo renderemo proprio estremamente arcade come gioco. Nessun cartellino, nessun fuorigioco, nessun infortunio. Anzi, l'infortunio sì, mi piace massacrare la gente. Ok, bene, no? Poi qua è tutta la situazione. E l'unica cosa è che la durata dei tempi sarà regolare come IRL, 45 minuti per tempo. Quindi, ragazzi, sarà un'ora e mezza minimo di gameplay questa. Sappiatelo che sarà lunghissima questa situazione. Ecco, la mia idea appunto principale era che la situazione doveva essere due sciottini, se mi fanno gol, uno se lo faccio io. Però vorrei fare tipo un mezzo sciottino, perché ho paura di finire la bottiglia e non è ancora finito il primo tempo. E questo potrebbe voler dire che muoio di alcol nel sangue, mi viene in mente, di coma etilico, ecco. Direi di fare una bellissima amichevole. Campionato italiano, vuoi non usare il Piacenza? Ricordiamo che il Piacenza era qualcuno in quegli anni, perché non c'è una modalità casuale, mi sa. O almeno, se esiste una modalità casuale, potrei anche scegliere quello. Comunque ci sono i Gorillaz in questo gioco, questa cosa mi fa abbastanza ridere. Vabbè, niente, faremo il Piacenza. Non c'è un tasto casuale, quindi faremo campionato. Prendiamo, ecco, tipo l'Arsenal, che è la squadra. No, dai, facciamola almeno uguale a noi, come, dai. Noi siamo un 3 su tutto. Ecco, il Piacenza-Chievo. Piacenza-Chievo, secondo me, potrebbe essere abbastanza... Dai, non voglio andare contro l'Arsenal, perché sennò, va bene, andiamo contro l'Arsenal. Per forza. Se potevano andare più avanti, andavano ancora più avanti. Bene, sono passati 6 giorni e non abbiamo ancora giocato. Perfetto, ragazzi, perfetto. Perfetto. Allora, cosa cazzo vuol dire con attacco? Ah, Dio mio. Belli loro. Mamma mia, che polpaccioni.
Entrambi gli allenatori eccoci vorranno provare qualche nuova tattica in questo amichevole tra Piacenza e Arsenal. Non vedo l'ora che ci dia uno allora, dei suoi commenti pepati. Si corre. Massimo Caputi, il tempo ideale per chi vuole prendersi una tintarella e godersi nel frattempo una partita di calcio. Perfetto. Cosa si può chiedere di più? Oh, no, ma ha già ciulato la palla. No. Come? No. Come si gioca in questo gioco? Non so ancora come si gioca. Eccoci. Oh, abbiamo ripreso la palla, ragazzi. Oh. Non scivolano come scivolano i giocatori. Non mi ricordo. Splendido. Ha ricevuto bene. Oh! Che spavento! Che spavento! Come si gioca il calcio? Non sono capace. Eccoci, o meno male. Oh! Prendilo! Oh! Bastardo! Oh! Che spaventi! Che strano! Oh! Ma non è possibile! La prendono sempre! Oh! No! Ecco! Prendila la palla! Perché non la prendi con le mani? Scemo di guerra! Scemo! Oh! Perché devi fare così? No! Mi è morto il personaggio! Non corre più! Non stava correndo! Perché non stava correndo? Un buon pallone! Oh la madonna! No, che errore madornale. Eccoci. La palla viene recuperata a centrocampo. Era quadrato che si scivola, perfetto. T'ammazzo, bastardo, figa. Adesso gli entro dentro e gli spacco tutti i personaggi. Molto bene col pallone alto. Il portiere meno male. No, meno male. Un cazzo! Oh, che paura. Non abbiamo ancora fatto niente. Il portiere rinvia. Matusalem. Ma chi è Matusalem? Cosa vuol dire? Al compagno smarcato. Corri. Oh, bastardo! Una buona posizione per una rimessa laterale. Dai! No! Potevamo. Riceve molto bene il pallone alto. Attenzione. Oh mio Dio, è la fine, ragazzi. È la fine. Porco Dio. Porca madonna. Un'altra opportunità per rivedere il gol. Come potete sentire, il pubblico approva. Cristo. Ecco il primo gol della giornata. Il risultato è di 1-0. Affanculo, figa. Che legna. I piedi. Ottimo il controllo. Ecco. Attimo di respiro con palla in fallo laterale. Il fallo ce l'hanno in faccia, figa. Oh, ma non è possibile! Ma guardali! Di nuovo con la testa. Palla in profondità. Ma figli di una gran merda! Ha giocato molto bene questo pallonetto. E poi dovevo aspettare forse un attimo perché ho letteralmente appena mangiato, figa. Boselli? Come? È vero che stiamo giocando in Piacenza. Bel passaggio. Oh! Berkan. Oh! Pericoloso. Tramezzani. Eccoci. Possesso di palla a centrocampo. Dio Madonna. Berkan. Ma porca puttana. E c'è subito un corner. Ma sì, ma figli di puttana, bastardi.
Che idea di merda. Che idea di merda. Che idea di merda che ho avuto. Bello questo. Tempo per respirare con questa rimessa. Dio madonna del signore. Oh! The ship shot. La stoppa bene. Palla respinta. Oh! Riuscirà a segnare. Chi? Cosa succede? Non capisco. Oh. Bel passaggio in profondità. Ma non è vero. Caccia. Bello Luca, figa, sei veramente il re di tutti i re del calcio. Sei il capitano che Mark Evans avrebbe voluto essere quando gli è venuto lei di essere testicolo. Porca puttana. Oh, ma che cazzo, ma figa, ma... Mi stanno colando. Mi sta colando il sudore delle ascelle, sento le gocce. Che errore perdere la palla qui. Cazzo. Oh! Figlio di puttana. Oh! Oh! Delle dita. Porca troia, eh sì! Dio merda, dica bastardo. Mentre la squadra festeggia, noi ce lo rivediamo a replay. Vedrete in seguito a questo angolo. Giusto, gli allenatori sottolineano sempre l'importanza dei gol su palla ferma. Spesso l'esecuzione perfetta di un buon schema può portare un bel gol come questo. Hanno aumentato il vantaggio portandoci sul 2-0. A 0. Ma perché quell'imbecille lì ha fatto finta di niente? Scusami, la palla era per te e te fai finta di niente? Figlio di puttana. Oh! Vabbè, la regola è che se la bottiglia finisce io non... Basta, cioè nel senso si va avanti a nastro anche perché... se finisco la bottiglia sono messo molto male. Ma porco Dio! Dai! Oh, ce l'ha fatta. Ma per chi cazzo ha detto il mio soprannome è saracinesca? Va bene. Cambio di fronte a centrocampo. Non so neanche più cosa sto facendo. Tramezzani. Sì, tramezzini. Questa potrebbe essere un'occasione. Un'occasione fa l'uomo ladro. Caccia. Porca madonna. Nel possesso. Meno male. Oh no, no, oh no, no, figa, adesso lo ammazzo, porco Dio. Ho visto giocatori espulsi per molto meno. Pam. Sarà solo punizione. Per fortuna che non ho messo nessuna regola sui fan. Campbell. Bravo. Proprio una bella palla. Grazie, le raggio sempre. La macchi. Vabbè, la macchi. Probabilmente tutta gente che... Oh, che scemo di guerra! Fallito imbecille che sono. Boselli. Brian e Boselli. Caccia. Grande caccia. Grande che l'hai passata al nulla cosmico. Ma si spacca ancora le tibie, bastardo. Adesso io ammazzo. Forse speravi in qualcosa di più rispetto alla sola punizione. Cazzi tuoi, ho pagato gli arbitri. Sapevo già che andava a finire così, è per questo che l'ho fatto. Oh, adoro il gioco aereo. Ottimo pallonetto. Oh! Che spavento. Ma il tiro è finito alto sulla traversa. Che spavento. Sa di poter far di meglio. Boom, la madonna, che cazzo di quadricipite. La perde. Ma che figli, la perde, sembra il nome di un personaggio, la perde. Buon passaggio. Sì, perché si aveva la scia quello? Che spavento. Cioè, tiri totali Piacenza 0. Questi qua 9. Boh. Un fallito, in qualche parola. E siamo a 7 minuti dall'inizio della partita, nel senso. Dixon.
sembra passato un mese per quanto mi riguarda, però siamo solo a 7 minuti. Bel triangolo. Dai, non so più neanche dove andare se mi rincoglionite così, cioè. Che cazzo è, porca puttana. Tosto. Grande Tosto. Palla raccolta in difesa. Caccia. Dai, caccia di merda, figlio di puttana. Figa. Se ti incontro per strada ti do tante di quelle menate in bocca che mio porco ti ribalto. Poi magari è la persona più nice e incredibile del mondo. Ma poi tra mezz'anni, ma che cazzo? Oh! Chi? Cos'è successo? Di poco sopra la traversa. C'è un po' di vento, ma non credo che abbia modificato troppo il tiro. Ma poi ci sono gli ultras, cioè c'è le fumogene. Cazzo, cioè. La partita Piacenza Arsenal che non succede neanche nelle bone, neanche chi giocava nel Piacenza pensava di poter arrivare a fare Piacenza Arsenal. Adidas. Porco Dio, che spavento. Due errori fino ad ora. Porca puttana. Dunque veramente sto giocando di merda. Sacchetti. Ma in genere giocavo a difficoltà bambino senza dita, quindi nel senso è normale che vincessi. Volpi. E beh, recuperata dalla difesa. E beh, giustamente poi tu la palla la passi ai 10 km orari e basta. Ci sarà un fallo laterale. Figlio di puttana. Bergkamp. Palla in fallo laterale per allontanare il pericolo. Bam prom prom. Adesso bam prom prom. Pam! No! 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 Oh! Meno male. Che cazzo fa? Boss! Cosa fai? Oh! Oh! Meno ma. Oh! Tutto! Ma porco di Dio! Non riesco neanche a versarlo. Godiamoci la rete al replay. La squadra sia di più della semplice somma dei singoli. Wow! Ah, va a finire che sbocco secondo me. Squadre sul 3-0. Ma non ci arriva neanche, ma. Ma poi, ma. La Macchi. Arbitro! Vieira. Ma figa, ma. Meno male! Meno male! Meno male! Meno male, porca puttana! Meno male! Mi viene da piangere. Passate in avanti. Ma dai! È una buona posizione per ricreare il gioco. Ma porca puttana, sì, lo sprintan. Controlla il pallone. Che scia. Caccia. Dove va con quel pallone di merda? Adesso gli spacco una tibia. Ma vaffanculo, imbecille. Dove corrono? Ma poi me li cambia, ma me li mette in posizioni di merda. Neanche riesco a cogliere in tempo. Olè. Accio, mi ha ammazzato il personaggio. Bravo. Come? Ma ship sham motra. Oh! Porco Dio, ecco. Sarà punizione. Palla in ottima posizione, vediamo cosa ne viene fuori. Che male. Cipollino, mi ha spaccato un ginocchio. Sta chiamando Gravosce su uomini in barriera. Adesso fa il gol. Forse il portiere non era piazzato bene. Penso che la parata fosse meno difficile di quanto sia sembrata. Beh, almeno il tentativo è da ammirare. Pensare solamente di poter segnare. Buona la difesa. Porca troia. Che paura.
Oh, l'obiettivo è fare un gol. Che pure sia uno sciottino, qui è fare un gol, eh. Oh! Corri! Corri! No! No! Porca puttana! Porca puttana! Porca puttana! Oh! Corri, ragazzo, laggiù! Perché? Non l'hai passata a quello vicino? Mi gratto il naso. Dixon. Dai, porca madonna, Dio bastardo, Dio. Fa su il pallone e si appresta a giocare. Ma sì, ma andata a fanculo. Ma Dio merda! Quando è arrivato questo? Vediamoci il replay. Oh, era ora, ha avuto tantissime occasioni quest'oggi. Proprio così, dopo tutti quei tentativi se lo meritava di segnare. È impegnativa la situazione. Quasi la vittoria. Sono 8 shot adesso, eh. A sto punto facciamone uno quando si fanno gol e due ce lo faccio io, porca puttana. Tosto. E la palla va alla squadra avversaria. Beh sì, che cazzo di telecamera c'ha quel tipo lì, porca puttana, è gigantesca. Che cazzo era? Una minigun. Direttamente dalla guerra nel Kosovo, che cazzo ero qui? Vabbè, vaffanculo. Ma porca madonna. Cambio di programma, adesso ne facciamo una. Ci sta mandando replay. Se no, veramente. Il portiere sta facendo una partita terribile, sono più quelle entrate che quelle parate. Sono d'accordo, mi dispiace per lui, ma sta giocando una pessima partita. Ma che cazzo di colpe ce ne ha, poverino figa? Ha anche parato più della metà partita dei tiri. Davvero a senso unico. Ora il punteggio è di 5-0. Sono passati solo 13 minuti. Siamo già 5-0. Tosto. È la fine, ma mi insegue Cipollino, ho paura. La macchi. Pallone perduto. Non è possibile. Bravo. Beh, forse l'arbitro avrebbe dovuto punirlo con il cartellino. Comunque è punizione. Ah, adesso gli spacco tutti i personaggi, perché ti giuro glieli ammazzo. Farò di tutto per infortunarglieli tutti. Non può più giocare niente. Matusalem. Grande Matusalem. Oh! Uovo! 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 Porca puttana, che tiro di merda! L'arbitro concede la punizione. Forse il fallo sul portiere però meritava di più. Che tiro penoso! Che eccesso di tiro! Era una merda, era moscissimo. Parlo. Bel passaggio. È riuscito a servire il compagno. Questo lo ammazzo, porco Dio. Porco Dio. Meno male. Calcio d'angolo. Ah. Tosto. Ha avuto fortuna con il passaggio. Dai, ma che cazzo vuol dire, ma sto commentary di merda da parte dei tipi. Colpisce bene di testa. Oh, figlio di puttana. Oh. Oh. Bel rinvio con le mani. Tosto. Non si fa soffrire. Dio maiale. Ammazzalo. Ben giocata. Ammazzalo. Dove va quello? Perché non corre? Oh, meno male. Raccoglie la palla.
statuto. Statuto Albertini. Porco di un dio. Adams. Statuto di merda. Campbell. Porca madonna. Eccolo. Taker pulito. Eccolo. Ha tolto il pallone dai piedi. No, perché non hai passato quello vicino? Porca madonna. Sono stato giocato dai miei compagni. Il passaggio trova il compagno smarcato. Dio benedica l'America. Comodo intervento per il Oh, pallone. Stava per entrare quel pallone di merda, eh. Boom. Pallone rinviato dall'estremo difensore. Goal. Sì, bella palla. Ma sì, su chi mi cazzo, sì, imbecille, bastardo. Muori! Niente. Oh! La palla adesso. No! C'avevo già il tasto schiacciato per entrare in scivolata, mi ha preso il pallonetto. Ammazzalo! Perché non lo schiacci quando devi schiacciarlo? Dio boia. Tiga, qua c'era perfetta, la scivolata. Il gioco comincia a farsi duro. Tiga, se comincia a farsi duro, si Fortunato spacco i malleoli a tutti, di Maia. Caccia. Grande caccia che ha imparato a fare i dribbling. Magnifico il controllo di palla. Dio Maia. Porco Dio. Rivediamo assieme il gol. Oggi sembra avere un tocco magico. Riuscirà a segnarne altri? Molto vero. Con questa tripletta ha dimostrato quello che è in grado di fare. 6-0. 6 a porco dio 0. Un gol che incrementa. Dai, corri, rastrelli. Vediamo se riusciranno a mantenerlo. Figa, non ha dribbling. Non dribblano i miei personaggi. Adams. Forse perché non so i tasti principalmente. Goal. Sì, vaffanculo. Splendido, ha ricevuto bene il pallonetto. Buon taker sulla fascia. Dio bastardo, sì, ingravidato Magliano. Dai, figlio della merda. Porco di Dio, porco di Dio, porco. 4 gol solo questo scemo. Ecco che andiamo a rivederlo. I tifosi si stanno veramente divertendo. Lo sai quanto mi sto divertendo io, che merda, che cosa. Ah. Questo gol gli dà ancora più sicurezza. Rastelli non riesce a tenerla. Adesso entrerò tutte le volte così, tanto l'area. L'unico modo che ho per far gol è entrare a cazzo duro, secondo me. Caccia. Tutto ciò che non si aspettano è che io entri a cazzo duro. Caccia. Probabilmente avremo una rimessa lunga. Oh! Oh! Primo tiro in porta, porca puttana. Molto bene. Porca puttana. Allontana il pallone. Sono così orgoglioso dei miei ragazzi. Un po' meno. Parlo. Un pochettino, non troppo. Perché mi stanno facendo morire. Il difensore recupera il pallone. Ottimo rinvio fuori area. Cioè, sapete che adesso tipo il Piacenza è una cosa come nella divisione D, tipo stanno stata mega retrocessa ancora, tipo adesso sarà tipo in amatori. È entrato di prepotenza e ha mancato il pallone. Completamente una discesa folle. In quella posizione le giocate possibili sono tantissime. Parlo. Portiere Fortunato. Bastardo il signore. Siamo a metà bottiglia, eh. E sono passati forse 20 minuti neanche. Dio boia. Rivediamolo al rallentatore. Finalmente, con tutte le occasioni che ha avuto non poteva non segnare. È giusto. E forse questo è quello di cui aveva bisogno. Ora avrà un po' più di confidenza in se stesso. È mezzo litro poi sta roba.
È al 25%, quindi non è una grappa da 40, però figa mezzo litro da 25 gradi. Stasera, secondo me, vedo i draghi quando vado a dormire. Sembra che non voglia cedere il controllo del pallone. Recuperano in area. Ma sì, ma poi la mia gente non si lancia in area. Come faccio io avere iniziative? Riceve molto bene il pallone alto. Anche Zo in difesa, dove gli è andato? Porca madonna. È sempre un bello spettacolo, però occorrerebbe mirare la porta avversaria. Tiri in porta due. Questo li riporterà alla madonna realtà. Scema, figo. È tantissimo. Con questo rinvio dimostra di avere un buon contro calcio. Non ho letto se 70 tiri in porta. C'ho un sudore proprio estremo. L'alcol sicuramente non aiuta a questa situazione. Adams. Dai, porca madonna, Dio Cremona. Sarà un video ricco di bestemmie, effettivamente. Potrei mettermi lì e editare tutte le bestemmie, così farebbe ancora più ricco. Sì, ha capito tutto. Eccoci. Eccoci esattamente nella stessa situazione di prima, perfetto. Dio cavallo. Vediamo come si è liberato. Il pubblico sembra apprezzare. Siamo a 20 minuti e siamo a 9 gol. Che ricorderanno a lungo. Cioè. Perde il pallone. Non tiene il possesso. Oh, era fallo quello, eh. Vince il contrasto. Ottimo tempismo. Dove vanno? Adam. I miei giocatori. Dio. Palla rinviata. Tramezzino di merda. E Beppe ho preso il pallone. Ha schivato la munizione. Ma Dio. Nessuno dei due voleva perdere la palla. Che sì. Perché? 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 In calcio d'angolo che in rete. Dio merda. Tosto. Corri, tosto, corri, 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 tosto, corri. Corri, tosto, corri. Corri, dai. Rastelli. Rastelli. Buon possesso di da che cazzo l'hai passata? Volevo che la dessi a quello dietro. Sono saltati entrambi per colpire di testa. Ha giocato molto bene questo pallone. No. Con un ottimo contrasto gli ha tolto la palla. Non è vero, non è vero, non è vero. Se l'aveva ancora lui. Nella fascia centrale del campo. Vediamo cosa combinano. Mi stanno bleffando qua, eh. Ma Dio cancaro. Ma come no? Come posso? Bellissima azione. Ma è finito. Per gustarsi nuovamente al replay. La folla applaude. Sarà dura riprenderle ora. A chi cazzo l'hai passata, imbecile scemo bastardo? Porco Dio, due volte di fila, no però. Dire. Harry. Cos'era? Sarà una rimessa. Che fucilata pazzesca. Mi fa male il cuore. Ecco il rinvio. Ma sì, andatene a cagare. Porca madonna, Dio bestia. Ma ora viene difficile. Blocca il colpo di testa. Boselli.
Palla passata in avanti. Dio cancro. Controlla con il petto. Perfetto. Il passaggio riesce a filtrare. Figa, qua c'è qualcun altro che sta filtrando. C'è il mio fegato. Oh, 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 oh. No! Sì! No, sì! Porco Dio! Buon tuffo da parte del portiere. Sarà punizione. È entrato sul portiere e può ritenersi fortunato a non aver subito il cartellino giallo. Campbell. Non voglio più dire niente dopo questa facile situazione. Non ho più nulla da dire. Cosa faranno adesso? Ma poi io mi dico, no? Mi chiedo, a chi cazzo la passi sta palla di merda? Ma non c'era un tasto che la passava meglio, tipo, c'era il cazzo di tiro, il passaggio filtrato, come cazzo si chiama? Palla che esce in fallo laterale. Fammi vedere un attimo una... Ma non... Non c'è una... Niente. Bergkamp. Devo andare a pisciare abbondantemente adesso. Sì, certo. Era perfettamente sulla merda di linea, però... Il cross è arrivato al difensore. Scampato pericolo. Eccolo qua. Questo il pericolo lancio aereo scappato gli consente di avanzare molto bene. Tackle fondamentale. Dio scimmia. L'arbitro concede una rimessa laterale. Io sono sicuro che prima o poi riuscirò a fare un gol. Oh, adoro il gioco aereo. Ottimo pallonetto. Certo. Caccia! Porco Dio! Perché devono tirare così di merda i miei personaggi? Cosa vuol dire? Che cazzo di significato è? La palla viene recuperata. Assistito da chi i miei passaggi? Da chi sono assistiti? Dal divino Telma sono assistiti i miei passaggi. Ha controllato la palla mentre questa. Dove va? Ma perché? Perché non l'ha crossata? Ma dai! È impossibile. La merda. È impossibile. Il portiere respinge il colpo di testa. Non si sta divertendo molto provando a battere questo portiere. Porco Dio. Non c'è sensazione migliore per un giocatore. Ora dovrà cercare di sfruttare 11-0. Giusto, 3 gol. Sicuramente si ricorderà a lungo questa partita. Figa, se me la ricorderò a lungo sta partita. Non toccherò mai più un goccio di alcol in tutta la mia vita. Ormai è diventato irrecuperabile. Irrecuperabile. Era già irrecuperabile a un minuto da partita. Cioè. Adams. Già il primo gol che ha fatto era irrecuperabile. Cioè. Siamo finiti a questi livelli. Tramezzani. Sembra di vedere un boh. Di potenza e determinazione in una squadra di professionisti che gioca contro con la dei bambini al parco gioco. Giacomo vuole assolutamente il suo quarto gol adesso. Il portiere mantiene alte le speranze di tutta la squadra. Respinta del portiere. Adams. Finisce sul palo. È entrata.
Porca puttana. È impossibile. Di nuovo. Buona reazione del pubblico. Ah, quanto brucia. È andata bene che adesso ne sto facendo uno per e non più due per, perché sennò non sembrano assolutamente era la del fine. Risultato. Un altro gol. Bastardo il signore Gesù Cristo. La palla sembrava che brutta entrata. Punizione, ragazzi, ma vado un attimo per a fare il piscio. Arrivo. Perché altrimenti Prozio si fa la pipì addosso. Sono tornato, ragazzi. Campbell, parlo. Non vedo parlo l'ora di registrare difesa. Qualsiasi altra cosa dopo questo, perché sarà tutto molto più divertente di quanto dovrebbe. Fa su il pallone e si appresta a toccarlo. Come Madonna! No, perché? Contrasto famoso in area. Il direttore di gara indica il dischetto. Questo vale due sciottini perché sono uno scemo, eh. Tre. Questo vale tre sciottini. Mi punisco. Tensione a mille nello stadio. Sì, portiere battuto e palla nel sacco. Un'altra occasione per vedere la trasformazione. Oh. In questi casi 13-0 andrebbe interrotto per manifesta inferiorità. Sì, accordo pienamente con il tip. Adams, Campbell. Chi è che ha detto forza, Dixon. Forza? Cole. Adams. Parlo. Basta. Mi state prendendo gioco delle mie abilità inferiori di gioco. Statuto. Dio maiale bastardo. Allora, adesso cercheremo di discutere di cose importanti da mezzi ubriachi, brilli. Allora, secondo me non è poi così impossibile trovare una fidanzata in questi anni, no? Perché comunque internet ha sicuramente ampliato i nostri livelli di conoscenze, no? Ci sono Tinder, c'è WhatsApp, no? Magari ci sono i gruppi e quant'altro, c'è Telegram. Poi magari ci sono altri siti che non conosco, tipo Badoo, stronzate del genere. Adam. Oh, basta! 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 Che cazzo è? E basta! Un quarto d'ora a passarvi quella palla di merda, scimmie. Tanto faccio cagare anche senza che fate quei giochi. Van Prompron. Oh, corri da lui! Ed ecco che fa sua la palla. Finalmente è riuscito a bloccarla. 15 parate ha fatto sto portiere, è incredibilmente forte. Stavo dicendo. Palla rinviata dal portiere. Il problema di queste cose è che ha reso, secondo me, tutto molto più veloce, fruibile e superficiale. Quindi la gente vuole tutto subito, no? E questa cosa è sia per maschi e femmine, nel senso che io sono molto all'antica e molto poco tecnologico, nonostante abbia 25 anni, nel senso non è che io non ne ho ancora 25, però tra veramente poco tempo sì.
Però sono consapevole di essere proprio vecchio dentro, nel senso che la tecnologia non... Campbell. Cioè, vedete, sto giocando a giochi della PlayStation 2, cioè, non, ha ricevuto bene il non ho provato a portare il Elden Ring e tutto, ok, è bellissimo, però i giochi questi qua a me riempiono sempre... Bene. Riempiono sempre con quei cuori di gioia. Hanno sbagliato molto in difesa perdendo il pallone. Un po' meno questo. Hanno cincischiato in difesa ed ora sono stati puniti. Certamente non è stata una grande azione difensiva. Fate bene che mi sono preso dietro l'acqua perché sennò avrei già sboccato probabilmente. Non sarà una punizione eccessiva? Allora, stavo dicendo che secondo me PUM! Che tiro di merda. Ecco il rinvio del portiere. Vabbè, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Fatto sta che ha reso tutto molto più veloce, molto più banale. Tutti vogliono tutto subito. Con questo avrebbero non lo so, io ulteriormente il vantaggio. Penso che sia una condanna allo stesso tempo, perché vogliono fare tutto online. Ci si parla online e poi quando ci si becca dal vivo, alla fine che cosa fai? Niente. È una cosa così, perché alla fine finché sei online hai sempre molto più coraggio alla fine rispetto a dal vivo fondamentalmente, no? Perché comunque dal vivo sei davanti a una persona, devi... quasi finita la bottiglia. Possiamo vedere quanto sia andato vicino a sbagliare. Un quarto. Pubblico a dir poco felice. Ah. Aspetta, aspetta, non ho bevuto il goccio d'acqua. Bevete sempre qualcos'altro quando, ragazzi, bevete alcolici, perché almeno vi... vi fa restare giù la roba. Ma poi perché tirano così di merda? Di merda tirano. Ecco il rinvio. Continuano ad avanzare. Dio boia, bastardo cane, figlio di puttana, ingrato bastardo, bastardo, bastardo. Oh! Ecco. Ho visto giocatori espulsi per molto meno. Un brutto contrasto sul portiere. Un sudore addosso, ragazzi, punizione. Che faccio veramente cagare, sembra un'altra roba. Però, fate conto questo, io non ho avuto molte ragazze, adesso stavo per dire tutte le mie ragazze che ho avuto, ma ne ho avute tre. Bergkamp. Quindi, nel senso, non è che io ne abbia avute poi così tante, due e mezzo, diciamo, poi Rosinaria. Neanche tre, perché... Ed è gol! L'altro portiere ha appena fatto una parata, bella azione questa. Infatti, sono stati davvero veloci a spostarsi in avanti. In questi casi l'unica cosa è aspettare la fine dell'incubo. C'ha proprio ragione. È entrato bene in scivolata vincendo il contrasto. E... con un ottimo contrasto recupera la palla. E dice a zero, Dio boia, bastardo. La colpisce, conclusa. Appena porca puttana. Come potete non sentire, so il pubblico approva. Datemi un secondo, ragazzi. Mamma mia, spero di essermi ricordato il pallottoliere. E alla fine, no? Del pallone dimostrando un buon controllo. Dio cancaro. Grande parata. Ha sparato un vero missile che il portiere però è riuscito non so come. Ma perché cazzo non riesce a ucciderlo? Dovrebbe trovare una giocata davvero speciale, per ora ha parato di tutto. Questo portiere sta dimostrando tutta la sua classe. Ha parato praticamente di tutto.
riceve molto bene il pallone alto. Ce l'hanno fatta. Non ho neanche parlato. Sapevo già come andava a finire questa situazione. Ecco il replay. Così vedrete bene come si è costruito il gol. Hanno trasformato la difesa in attacco, molto bene. Sì, giusto. Davvero un bel lavoro di squadra. Vediamo che effetto avrà questo sull'altra squadra. Adesso dovrebbero sentirsi spronati. Stavo dicendo. Adesso il microfono se lo allontano un chilometro perché mi sono accasciato mentre parlavo. Ha giocato molto bene questo pallonetto. Quelle due ragazze e mezzo che ho Boselli conquistato, diciamo, non so chi l'ho fatta parlando dal vivo alla fine, non è sempre partito tutto conoscendole di persona. Poi potete anche dirmi ok, dipende quando l'hai fatto, nel senso che appunto con le prime due, prima era una festa, poi era a scuola, e la terza attraverso il lavoro, quindi comunque c'è sempre anche un contesto, diciamo, devi essere secondo me abbastanza fortunato anche in quello, perché se effettivamente hai un lavoro che sei chiuso in fabbrica, sei in un macello, sei in mezzo solo uomini, lavori fino alla sera tardi, quando è che le conosci le tipe? Sì, però allo stesso tempo bisogna avere anche il coraggio di la palla si perde sul fondo per una rimessa. Dire quello che si pensa. Secondo me siamo molto, noi uomini, siamo diventati molto l'invio in profondità da parte del portiere. Schiacciati a livello bene. A livello emotivo. Era. Nel senso che passaggio in avanti. Abbiamo paura. Berkamp. Abbiamo veramente paura. Per colpa, sono secondo me, anche di internet stesso. Di ciò che può succedere dopo aver preso un due di picche, tipo abbiamo paura magari che di venire sputtanati, di venire sbandierati in pubblico, che un tipo ci ha provato con me mentre ero al supermercato a fare la spesa, ecco. Secondo me è questo che tantissime occasioni quest'oggi. Che cazzo dici? Che cazzo dici? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Il primo gol. Il primo gol. Adesso mi tocca fare due shottini. Con i Gorillaz in sottofondo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono ancora lontani nel punteggio. Comunque può essere l'inizio della rimonta. Ma dove, porca madonna. Toglie la palla all'avversario in scivolata. Cosa aspetta a crossare? Il pallone sul fondo per un calcio d'angolo. Pires. Dai. E alla fine dal vivo ottimo stop di si riescono a far capire molte più cose che nello scritto. Ad esempio, uno che è capace di parlare, diciamo, dal vivo, il difensore se, in buona posizione per crossare, diciamo, approfitta, pecca magari un po' più nel messaggiare. Tipo io ad esempio non uso mai gli emoji, no? Quindi quando scrivo sembro sempre incazzato, però una volta che poi mi si conosce e uno mi vede dal vivo, sono in genere la persona più solare del mondo, anche se dentro dico proprio che io non lo sia, cioè sono tutt'altro che solare dentro, io sono veramente indica una rimessa quanto più depresso possibile. E però è tutt'altra cosa. Cioè, riuscire a partire da una base che è l'incontrarsi dal vivo e poi dopo arrivare a messaggiare è tutt'altro, perché da una persona che hai davanti
sa già più o meno come sei, perché ti ha già visto dal vivo, sai, sai già come sei. La palla finisce fuori per anzi, se ti vede diverso nel messaggio, magari ti dice anche: ehi, come stai? È successo qualcosa? Perché sei così? E poi magari inizia a parlare e dice: no, guarda, io. Che cazzo di. Oh, Scioli Soccer, cos'è successo? Che palle! Che cazzo di gol assurdo! Non va bene! Sto spiegando cose serie io al mio pubblico. Rivediamolo un secondo. I tifosi si stanno veramente divertendo. Posso anche capirli. Sì, che non c'è più ormai. Ciao, warma, my friend. Perché hai dovuto calciare? Dio boia, bastardo, incazzato signor. Questo lancio aereo allora mi consente di avanzare molto bene. Stavo. La palla varca la linea per una rimessa. Stavo dicendo. Dietro di te ho sentito che l'ha detto. Statuto. Ottengono il possesso di palla. Vediamo cosa fanno adesso. Gli scontri aerei si fanno pesanti. Harry! Meno male. Meno male. Il gioco riprenderà allora con un rinvio del portiere. Non so dove ero arrivato. Non so dove ero arrivato col mio discorso, non mi ricordo assolutamente più nulla. Fatto sta che inviato in profondità. Secondo me internet è stata una benedizione e una condanna. Perché ci ha resi tutti più porco di Teo. Buona parata, ma ora deve stare attento al calcio d'angolo. Colpisce di testa in avanti e ancora di testa. Non riesce a tenerla. Ci ha resi tutti più. La mette giù di petto. Leoni da tastiera e meno meno oratori. Ecco, mettiamola giù così. Nel senso che siamo tutti buoni di mandare messaggi incredibili, ma parlare dal vivo è un'altra storia. E secondo me molti non sono capaci. Ed è questo che li blocca dall'eventualità di trovare una compagna o un compagno, perché magari questa cosa può anche avvalersi dal vivo, cioè nel senso può anche avvalersi per quanto riguarda una donna. Io adesso non voglio parlare per le donne, perché comunque non sono una donna e quindi non posso parlare per chi non rappresento. Però penso di, essendo un uomo, poter parlare di queste cose che secondo me un po' molti uomini soffrono. Orco Dio, stavo per far gol. Soprattutto molti miei conoscenti. Ok. Secondo me ci vorrebbe solo un pizzico più di coraggio, perché alla fine molti hanno paura di soffrire, molti hanno paura di di sentirsi dire no, di sentirsi rifiutati e magari di porca madonna, di sentire magari un'aggiunta a quel no, del tipo no perché fai schifo, perché sei un mostro, no? Magari sentirsi proprio trattati come delle merde. È questo che secondo me ci blocca molto. È proprio quella sensazione forse sperava in qualcosa di più rispetto di alla sentirsi punizione. Non solo rifiutati ma umiliati, perché comunque la vita è già abbastanza dura e non vogliamo sentirci dire certe cose, no? Perché comunque se già uno soffre magari di bassa autostima e non se la sente di già sentirsi dire da una tipa no, mi fai schifo, è umiliante e ci sentiamo veramente devastati. Però sono anche convinto che queste cose
succedono raramente e non è per colpa di qualche ragazza maleducata o ragazzo maleducato che dobbiamo condannarci a una vita di insicurezza. Sono stati troppo lenti a rinviare il pallone. Sarebbe bastato sparare la palla lontano. Perché comunque non sono e non siamo tutti così. Là fuori ci sono persone esattamente come noi e ci sono stronzi. Continua a mantenere il possesso. Ci sono persone di ogni mentalità, di ogni idea, comportamenti, caratteri diversi, e quello ci sta. Però sono anche convinto che come ci sia, metti caso una, mettiamo Paolo, no? Chiamiamo questa persona Paolo. Paolo ha poca confidenza in se stesso, no? E crede di essere uno schifo, un mostro deforme. Porco Dio, che calcio di tiro ha fatto. Pensa di essere un mostro deforme, no? Bruttissimo, senza alcuna possibilità di fidanzarsi, perché pensa di essere bruttissimo, noioso, non avere nulla di interessante per quanto riguarda una fidanzata. Però al mondo esisterà non so quante persone esattamente come lui, magari ragazze, o nel caso in cui a Paolo piacciono i ragazzi, ragazzi. Non bisogna per forza limitarsi a pensare che tutto il mondo sia così, quando in realtà no, perché se esistono persone come Paolo, perché esiste Paolo, esistono persone come Paolo, non esiste solo Paolo nel mondo, esistono tanti altri Paolo nel mondo, ed è il motivo per cui non dobbiamo mai smettere di credere in noi stessi e in ciò che siamo, nel bene e nel male. Se persone come me, che non ho niente di speciale fondamentalmente, non ho niente, ragazzi, non ho un pisello di 6.000 km, non ho la faccia di un attore famoso, non ho gli addominali, non ho un lavoro che mi fa 1 milione di euro al mese, non lavoro 6 giorni su, cioè non lavoro 5 giorni su 7 per 4.000 euro al mese, quindi non ho nemmeno tutto questo tempo per fare nulla. Eppure sono sempre più o meno riuscito a trovare qualcuno con cui io stavo bene. Quindi non vedo perché voi non possiate farlo, voi Paolo, ok? Non c'è nulla di male nel soffrire, non c'è nulla di male nel trovare magari una persona che vi risponderà male, ok? Ma le persone maleducate sono ovunque nel mondo. Non è nulla di relegato al semplicemente siete perché siete voi. Cioè tratterebbe male qualunque altra persona, non tratterà male voi perché siete voi. Tratterà male tutti perché è una persona di merda. Ma non ha niente a che fare con la vostra persona. Quindi se una persona vi tratta di merda, vi risponde male, vi dà una brutta risposta in modo brutale, non è tanto perché voi siete il problema, è lei il problema, perché tratterebbe così chiunque e non rispetti i suoi canoni. Ma non è colpa vostra, ribadisco. Quindi non dovete sentirvi in difetto, inferiori, non dovete sentirvi costretti a fare una vita da soli. Nessuno è costretto a fare una vita da soli. Una vita da solo è pesante, perché fare una vita da soli può non sembrare una condanna. Pallone perduto. E comunque si rispetta sempre la decisione di ognuno, del tipo se uno sa cosa vuol dire essere in compagnia, essere da soli, e preferisce essere da soli perché sta bene con se stesso molto più che con gli altri, perché è anche quella la differenza, nel senso, un conto è riuscire a star bene con se stessi,
ma un conto è preferire di star bene con se stessi piuttosto che star bene con qualcun altro, sentirsi effettivamente al 100% tiro appena bevuto, effettivamente al 100% completi da soli, senza nessun altro, piuttosto che con una minima persona, ok? Mentre la squadra festeggia, noi ce lo rivediamo al replay. Quello aveva trocotto. Sì, sicuramente si saranno allenati molto su questo schema. Perché comunque questo è il premio per tutte le ore. Nessuno obbliga nessun altro a fare niente. Perde la palla. Non sono qui a dirvi per forza dovete avere una compagna per sentirvi felici nella vita. Non è vero. Perché comunque ci sono persone capaci di restare da soli per tutto il resto della vita senza sentirsi alcun tipo di difetto, di problema, di insicurezza, di niente. Per fortuna che sta finendo la bottiglia, perché sennò potrei morire. E ci sono persone come il sottoscritto che fanno fatica a restare da soli perché ho problemi enormi, ok? Quindi non bisogna assolutamente prendere in giro chi riesce e sceglie di restare da soli, perché alla fine è proprio in quella solitudine che hanno la loro forza, perché non tutti, io non ce la farei a restare da solo, perché non ce la faccio, ho troppi problemi. Salta l'ultimo uomo. Ed è nella rete. Tipo questo è un grosso grasso problema. Bene ragazzi, che voi ci crediate o meno, questo è l'ultimo shotino, la bottiglia è finita. Buona reazione del pubblico. Vado un attimo a pisciare ancora perché la situazione è molto traumatica. Sono tornato, non mi ricordo assolutamente dove ero arrivato, ma il concetto è molto semplice. Duro e deciso è quello che ci vuole. Penso che ognuno di noi nasca con... Non è questo quello che volevo dire. Il possesso di palla passa da una squadra all'altra. Aspetta. Allora, penso che non ci sia una scelta oggettivamente giusta, oggettivamente sbagliata per quel che riguarda le nostre decisioni nella vita. È ovvio che se io mi inizio a fare di cocaina non è una scelta giusta, ma chi sei tu per venirmi a dire cosa fare e cosa non fare con il mio corpo, no? Questo è quello che intendo, nel senso che finché sono cose che non colpiscono gli altri in alcun modo, ma colpiscono solo noi, del tipo, se io fossi una persona sola nella mia vita, non ho nessuno, inizio a farmi di cocaina, ferma la palla sul colpo di testa. Allora anche lui può sbagliare. Perché la gente dovrebbe venirmi a dire qualcosa? No? Del tipo, se ho finito l'alcol, ragazzi, non posso più bere. Adesso vi ciucciate me brillo perennemente perché non ho più un cazzo da bere. Ho fatto fuori una bottiglia di amaro della Valtrebbia. Era mezzo litro, 25 gradi. Sono ubriaco perché sono grosso. Ecco il suo terzo per questa partita. Un grande trucco dal centrocampo. E, hai ragione. Non sono nessuno. Tutto il duro lavoro che ha fatto. Per andare a dire a chi non ha nessuno: perché ti droghi? È sbagliato drogarsi. Non devi drogarti. Alla fine, non ha niente da perdere. Non ha nessuno da perdere. Buon colpo di testa. Basta che non guidi mentre è fatto. Basta che non faccia azioni pericolose che possano colpire gli altri. E non siamo nessuno per limitare la libertà degli altri. Questo è il mio pensiero, no? La lontana. Stessa cosa riguarda le scelte di vita. Ad esempio, se questa persona che si droga in modo pesante ha una famiglia, penso che sia
giusto nei riguardi della, per, della famiglia, che non lo faccia. Quindi che ci sia un possiamo apprezzare dal replay come un recupero della persona stessa, perché fondamentalmente hai un motivo per non farlo, hai dei compiti, hai qualcosa per cui combattere e non fare quello che stai facendo. Nel momento in cui non sei nessuno e non hai niente, non, perché dovrei fermarti, ok? Stessa cosa vale per la famiglia. Molti si accaniscono sul fatto del gay, degli etero, dei transessuali e quant'altro, e dicono che la famiglia è solo composta... ormai è senso unico questa situazione, inutile neanche che mi impegni. È un uomo e una donna, ok? Perché è giusto così e deve essere così. Io dico no. Perché io ho avuto un papà e una mamma. Non abbiamo certo avuto un primo tempo equilibrato. Cosa ne pensi di tutto ciò, Max? Papà e una mamma che si parla che molto del rigore negli spogliatoi durante l'intervallo. Posso onestamente dire, mi hanno rovinato la vita. C'è niente, non c'è un modo più delicato per dire quello che devo dire. Mio padre ha abbandonato la mia famiglia e Adams. Mia mamma ha contribuito a farmi abbandonare la famiglia. Poi mio padre è un fedigrafo, è una persona di merda, ha fatto le corna quanto vuole mia mamma. Però in tutti i casi mia mamma ha una parte di colpa in tutto quello che è successo. Per aggiungersi al fatto che mia madre, che si è sempre protratta come una persona incredibile, si è rivelata una persona che mi rubava soldi senza dirmelo. Quindi non è vero che una famiglia con un padre maschio e una madre femmina sia meglio di una famiglia con due mamme e due papà. Stessa cosa non vedo perché una famiglia composta da un solo padre o una sola madre non sia una bella famiglia. Le famiglie non sono famiglie perché c'è un uomo e una donna al seguito. Una famiglia è una famiglia perché il figlio si sente parte di una famiglia. Io non mi sento parte di una famiglia. Io mi sento più una famiglia quando sono con la mia fidanzata. Siamo insieme da 2 anni, ok? La mia vecchia relazione è finita a 3 anni dall'inizio della relazione, quasi, ok? Però in tutti i casi mi sentivo più una famiglia con lei che con la mia famiglia effettiva. Perché scusatemi, mi sento di dire che in una famiglia fondamentalmente ci capiti, non scegli di nascere in quella famiglia, non scegli di essere la persona che sei, ti capita di essere la persona che sei, ok? Quindi non vedo come si possa giudicare la scelta di altre persone. Allontana ogni possibile pericolo. Perché giudicare chi è gay, lesbica, transessuale o quant'altro? Molto spesso a me, nei miei gameplay, mi sentite dire negro, crocio e quant'altro, ma non ho assolutamente nulla contro nessuno di loro. Lo dico e volete sapere perché lo dico? Perché reputo che più una parola cattiva viene ripetuta in loop, più perde significato. C'era un comico che faceva stand-up comedy, e non mi ricordo assolutamente come si chiamava, che diceva: se io dico negro una volta a un bambino di colore, quel bambino piange e si offende perché uno l'ha chiamato negro. Ma se tu usassi quella parola ogni singolo giorno, ogni volta, perderebbe significato. Ok? Noi qui a Piacenza usiamo la parola figa ogni 3 secondi. Se tu la usi una volta al Vaticano, sei un eretico, hai detto una brutta parola davanti al Papa e la Madonna, no? Invece noi la usiamo come intercalare con un porco dio per un veneziano, no? E penso che sia quello il segreto. Alla fine io non dico le cose con cattiveria, le dico e basta. Non ho un
il portiere è riuscito a fermarlo. Non mi sembra che riesca una connotazione negativa. Nel senso, in tutta la mia vita ero un ciccione e mio amico, mio migliore amico mi chiamava ciccione di merda, obeso di merda. Però non sono mai andato a dirgli piangendo perché mi chiami così. Lo ero. Punto. Nel senso, non vedo alla fine si ritrova quale grossa, questa volta il portiere può sentirsi sollevato per quale grossa, incredibile malizia si fosse nascosta alle sue spalle. Ero quello che ero e faceva ridere che mi chiamasse così. Io sono bisessuale alla fine, se dovessi succhiare un cazzo lo succhierei se io amassi la persona che ho davanti, non ho problemi in quello. Però non, se uno mi dovesse dare del frocio direi no, sono bisessuale, e se fossi frocio e basta gli direi sì, sono un cullatore. Quindi secondo me ci sta mandando replay. Hanno messo insieme diversi passaggi per arrivare alla conclusione. Stiamo diventando un po' troppo delle fighette, fondamentalmente. Questo video doveva essere divertente, ma quando poi divento ubriaco divento molto, riusciranno a fermarmi? Molto sul filosofico, diciamo, molto sulla, sulla, molto logorroico soprattutto. E la prende in questo si ricollega, anche se voi non avete ancora capito, a tutto il mio discorso che ho fatto sulla, sull'approccio e sul finanziamento. Perché alcune persone che conosco dietro non vogliono intimo di voler vivere da soli, di sentirsi bene da soli, non, di non voler nessun altro vicino a loro, no? Bel passaggio. Però allo stesso tempo vorrebbero il passaggio e provare, no? E io dico, perché no? Perché palla dire respinta di essere qualcuno quando effettivamente non sei sicuro di quello che sei? Provaci, provaci almeno una volta, provaci. Vedi che la tipa ti dà due di picchi, ok? Prova con un'altra. Ci sono un sacco di ragazze bellissime e ragazzi bellissimi là fuori. Non c'è bisogno di di chiudersi perché una volta una ragazza ti ha illuso, ok? Perché appunto le persone di merda esistono in ogni fronte. Ci sono quelle del tuo stesso fronte, se vogliamo, come quelle contro. Persone che ti vogliono male, persone che non ti vogliono male, ma allo stesso tempo sono stronze, ok? Quindi perché limitarsi? Perché dire di essere in un modo quando in realtà non si sa bene cosa si vuole essere? Bisogna capire nella vita cosa si vuole essere. Molte persone eterosessuali non si sono mai chieste effettivamente se lo sono o meno. Se già tipo una persona scoprirebbe un trans, non è eterosessuale. Sebbene un trans possa essere effettivamente considerabile donna, però al cazzo. Il cazzo non è la figa, quindi devi scoparlo dal mente. Ok? Quindi non sei etero. Sei qualcos'altro, ma non sei etero. Io farei sesso con un trans se effettivamente lo amassi. Come se amassi un uomo, farei sesso con un uomo. Non avrei problemi a farlo. Non mi pongo problemi perché, secondo il mio pensiero, l'amore va ben oltre l'aspetto unicamente fisico. È per questo che io mi... certo, sono oggettivo e so dire se una persona effettivamente è una gran figa o un gran figo o meno, perché non sono scemo, cioè non starò lì a dire che una persona che pesa 600 kg è sexy. Ci sono persone che lo pensano e sono liberissimo di lasciarle pensare quello, ma per me non è una cosa sana e non è sexy, ok? Pallone giocato dal portiere. Quindi è ovvio che se vedo una modella bellissima o una ragazza bellissima che lavora in un bar, allora sono capace di dire anch'io che è bella, ok? Buona giocata. Però lo trova completamente smarcato. Allo stesso tempo non vuol dire ottimamente di squadra che quella persona lì, se ci provi, ti tratterà di merda, ok? Può dirti sono fidanzata, oppure non guarda, purtroppo al momento non mi interessa, ok? Basta. Procedi con una prossima ragazza. Così finché non trovi quello che ti serve, perché è così che si comporta. Cazzo, ragazzi, cioè noi sto spendendo 90 minuti per fare due gol in questo gioco di merda e non volete spendere
due minuti del vostro tempo a parlare con una ragazza per vedere se o meno potrà cambiarvi la vita, o con un ragazzo. Io parlo sempre ragazzi perché lo sono e non voglio onorarmi il diritto di parlare per conto delle ragazze, ma alla fine cosa avete da perdere? Io avevo tutto da perdere perché mi sono scolato una bottiglia di un super alcolico. Eppure sto continuando a giocare, ubriaco come una merda, cercando di fare un altro gol come a questa squadra di merda. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai, ma proprio zero. Abbiamo fatto un 1, ma non... Basta. Oltre a quello, cosa volete che succeda? Stessa cosa dovrebbe essere provarci con le ragazze. Magari hai 29 gol indietro che ti stanno scopando nel culo, ma magari una volta riesci a trovare quella ragazza giusta. E magari sei effettivamente la ragazza giusta, ci passi la vita insieme. Che cazzo ne puoi sapere? Come potete sentire, il pubblico approva. Cosa ne potete sapere? Che incrementa ulteriormente il loro vantaggio. Vediamo oggettivamente, no? Mantenerlo. Come fai a sapere che palla giocata dal portiere. Pallone che finisce questa ragazza con cui stai parlando magari non si rivela qualcos'altro. Viera. Dovete semplicemente avere coraggio. Berka. Alla fine le persone di merda, come ho ben detto, prende, sono ovunque. Che tu sia un sex symbol o che sia un mostro, se incontri una persona di merda è e resterà per sempre una persona di merda. Ma il mondo non è fatto solo di persone di merda, perché come ci sei tu che la pensi in quel modo, ci sono altre persone che la pensano in quel modo, magari del sesso diverso, del tuo stesso sesso, in base a ciò che preferisci. Non per forza sei solo al mondo, nessuno è solo al mondo. Questo che bisogna, secondo me, la palla supera capire. La linea laterale. Nessuno è solo al mondo. Ok? Campbell. Parlo. L'unica cosa che voglio da chi mi è vicino, ok, è che ci provi. A qualunque costo ci provi. Non deve importargli se riceve due di picche, se viene preso in giro, se quant'altro, perché in quel caso non è colpa sua. Ricevere un due di picche non è pesante, o almeno lo è, però non dovete pesarlo, perché fondamentalmente se la ragazza o il ragazzo con cui state parlando non la pensa come voi, non vuol dire che siete voi l'errore, non vuol dire che è colpa vostra. Semplicemente può essere che la persona in questo caso la pensi in un modo diverso, abbia altri interessi. Magari gli piacciono le persone di colore, e che cazzo ne puoi sapere? Magari preferisce andare con i neri, e non perché abbiano il pisello grosso o il boh, che cazzo ne so, magari è proprio perché è un fatto culturale, gli piacciono di più le persone così, o un punto di vista estetico, ma non... Il pallone si perde sul fondo. Non è quello il problema, ok? Dovete semplicemente capire che rimessa calciata in profondità. Non potete sapere quello che potrà succedere. Se vedete tipo una cameriera, Adams, mettiamo caso in un bar, no? Ed è incredibilmente sexy e vi piace parlarci e chiedergli come si chiama, se è fidanzato o meno. Non è molestarla, non è ricevere un figlio di puttana che cazzo fai e arriva il suo tipo a picchiarmi, perché non siete stati lì a chiedergli quanto è lunga la loro vagina, gli avete chiesto se è fidanzato o meno, che è una domanda legittima. Se un tipo chiedesse alla mia fidanzata se è fidanzato o meno, non mi darebbe fastidio. Mi darebbe fastidio se la mia tipa rispondesse: no, non sono fidanzata, quindi lo lasciasse provare con me.
cioè lasciasse provare, lasciasse che il tipo ci provi con lei. Scusatemi, sono abbastanza. Non sarei lasciato sfuggire una seconda volta. Questa cosa qui mi darebbe fastidio, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma nel momento in cui un tipo glielo chiede e lei dice no, guarda, sono fidanzata, beh, non ci sono problemi, anzi, volendo potrebbe essere un complimento, perché vuol dire che effettivamente la mia tipa piace anche ad altre persone, quindi se vogliamo è un complimento, no? Quindi non vedo che problema ci sia nel chiedere domande basilari a una ragazza, cioè prima dell'avvento del telefono, di internet, era così. Andavi da una ragazza che ti piaceva e gli chiedevi se era fidanzato o meno. Fine. Non è che succedeva chissà che cosa, non è che veniva il tipo a pestarti a casa perché avevi chiesto alla sua fidanzata se era fidanzato o meno. Che cazzo ne puoi sapere? Tu chiedi e basta, se non indugi, non indugi, basta. Non c'è nient'altro da chiedere o da fare alla fine, no? È quello. Secondo me bisognerebbe avere solo più coraggio. Internet ci ha tolto il coraggio, internet ha tolto l'incertezza, se vogliamo. Nel senso che fino all'avvento di internet, che io stesso non ho vissuto, o comunque ho vissuto in parte, perché quando ero piccolo piccolo internet non esisteva, o esisteva a malapena, e quindi cresci con un'altra mentalità, ok? Però internet ti dà quella sorta di sicurezza che nella vita reale non hai. E questa cosa qua, secondo me, limita molto i rapporti nella vita reale, perché non ti senti sicuro. Ti senti di avere un difetto, un problema. E questa cosa qui non va bene. Forse il fallo sul portiere però meritava di più. Ragazzi, devo andare a pisciare nuovamente, scusatemi, ma l'alcol a quanto pare è abbastanza potente. Allora, la situazione si sta facendo sicuramente più difficile, perché mi sono alzato in piedi e è stato traumatico. Concluderei il discorso, così almeno la finisco di intortarmi, dicendo questo: non mi interessa come sei o non sei esteticamente, come ti senti, come non ti senti, sei grasso o sei magro. Tu prova, provaci finché non ci riesci. Non me ne frega un cazzo di quello che pensi, di quello che può succedere, di quello che non può succedere. Non me ne sborra minimamente di niente di cazzo. Devi sanno veramente come muovere la palla ed arrivare alla conclusione. Grande azione. Finché non ci riesci, tu devi provarci. Basta. Non c'è nessun'altra via. Ok? Non c'è nessun'altra via. Comunque siamo a 31-1. Mi rendete porco dio conto di quanto io la stia prendendo nel culo. Adams. Passaggio in avanti. Bergkamp colpisce la traversa. Un'ottima parata. Direi che al prossimo gol possiamo chiudere il gameplay quando vogliamo, perché la palla con abilità è assolutamente palla rinviata dal portiere, un imbarazzo completamente enorme. Bel pallone e basta, almeno registro altre cose. La palla gli ritorna. Campbell. Vieira. Oh, bel tocco. Ma fanculo, dio merda. Non ha nemmeno sfiorato il pallone. Respinta dal palo. Rinviata fuori dall'area. Bergkamp. Pallone che finisce in fallo laterale.
veramente pesante, eh. Harry. Sono veramente non cotto come un balito in questo momento. Il difensore lo riceve facilmente. Sarà rimessa laterale. Dixon. Pires. Campbell. Un bel passaggio. Harry. Deve crossarla in mezzo. Grande parata. Quasi imbarazzante quanto mi stiano rompendo il culo, veramente. Non so neanche che cazzo dire, veramente deprimente, basta. Questo è un bel passaggio. Parlo. Il tiro adesso fa finire come mi fanno più gol fino a 90 minuti. Non capisco perché continui a mancare il bersaglio. Forse questo li riporterà alla realtà. Ecco la rimessa. Buon contrasto. Vediamo se aprirà il contropiede. Raccolta dal difensore. Adams. Van Bronckhorst. Adams. Goal. Oh, la madonna, figa, ma lasciatemi fare qualcosa, dio boia, bastardo. Bella palla. Tramezzani. Figa, ma. Recupero. Io la mia idea di merda. Della difesa. Campbell. Van Bronckhorst. Dai, figli di puttana. Oh, adoro il gioco aereo. Ottimo pallonetto. Perfetto. E la rilancia in avanti. Bel passaggio, è assolutamente libero. Il portiere nel Dio, perché non ti sei fatto far gol? Almeno lo smettavamo di giocare a questo gioco di merda. Fondo per un corner. Potrebbe essere un'occasione. Ragazzi. Finalmente è finito il nostro tormento. La partita è finita 32-1. Io mi arrendo. Anche perché offre sempre buone occasioni. Sono ubriaco, quindi basta. La situazione è veramente drammatica. Vi voglio bene. Grazie come sempre di seguire le nostre stronzate. E noi ci vediamo al prossimo video.